Gabriele Iarrera, coinvolto in un grave incidente stradale nel 2022 quando era ancora minorenne, purtroppo deceduto a soli 18 anni dopo un lungo e doloroso percorso. Il giovane siciliano di Rometta, Messina, aveva trascorso gli ultimi mesi in un centro medico di alto livello in Austria. Recentemente le sue condizioni di salute si erano deteriorate ulteriormente e il suo cuore ha smesso di battere. Gabriele era rimasto vittima di un grave incidente in Sicilia nell'aprile dell'anno scorso, nonostante gli sforzi dei medici, degli amici, dei familiari e delle autorità locali. Non è mai riuscito a riprendersi. Numerose iniziative di supporto sono state intraprese da associazioni e autorità locali, con il trasferimento di Gabriele in un centro riabilitativo di Innsbruck come punto culminante delle cure neuroriabilitative.